faccio una breve presentazione mentre i ragazzi continuano a lavorare. Il modulo che qui presentiamo oggi è il primo modulo che dà via a tutto il laboratorio, un laboratorio itinerante giunto alla seconda edizione. Lo scorso anno con Reactivity, Old Spaces, New Uses abbiamo affrontato il tema della riattivazione del patrimonio dismesso o inutilizzato del territorio con un pool di associazioni distribuite su tutto il territorio pugliese. Quest'anno questo team si è allargato e abbiamo fatto un grosso lavoro di network insieme all'ARTI, appunto l'Agenzia Regionale per le Nuove Tecnologie e l'Innovazione. Il programma di 40, quest'anno questo qua. prevede azioni coordinate e sinergiche in varie città, quali appunto Quindi tutta Altamura, Gravina l'lunghezza in delle Puglia, tavole. Bari, Molfetta e Foggia. Le associazioni proponenti insieme ad esperimenti architettonici sono Popab, l'associazione Popab di Bari, l'impresa l'SRL Company, che si occupa di sviluppare una piattaforma sulla partecipazione. C'è il laboratorio di urbanistica partecipata a Molfetta e poi c'è Fork in Progress che insieme a Ericool Digital Tool presentano attività per il recupero del centro storico di Foggia. Le nostre attività partono oggi, il modulo si chiama Sottani in rete e noi cerchiamo di riattivare i sottani che sono antichi locali quasi sempre al di sotto della quota stradale presenti nel centro storico diciamo, della città di Altamura. E noi abbiamo pensato che questo patrimonio sia immobiliare sia sociale, ovviamente, questo capitale relazionale che abbiamo a disposizione, siamo in grado di valorizzarlo e possibilmente di riattivarlo attraverso piccole azioni, piccoli moduli, strategici che possono consentire una riattivazione temporanea con modalità tutte da sviluppare. Questo primo appuntamento è condotto dal docente Marco Terranova qui all'Opera, è un architetto che viene dalla Sicilia. Ha al suo attivo molte realizzazioni sia di prototipi sia di edifici che affrontano diciamo, il tema, la strategia dell'architettura sostenibile. Il materiale principale con cui lui lavora è il legno, che viene trattato in maniera naturale con materiali ecocompatibili. E quindi insieme a lui stiamo realizzando da ieri queste attività, questo laboratorio di autocostruzione. Che ci consentirà di realizzare appunto questi dispositivi polifunzionali che qui si vedono prendere forma, grazie ai quali potremo prevedere azioni partecipate con i cittadini e anche possibili attività da sviluppare all'interno di questi sottani, diciamo, di questi locali abbandonati. La location, il luogo che ci ospita è Claustro San Gennaro, ma anche diciamo che è una parte dell'Arco Festa, Arco Fratelli Festa. Siamo nel cuore del centro storico di Altamura, in uno dei luoghi più belli, più caratteristici, ma anche più a rischio sicurezza, ad esempio, perché i ragazzi o comunque gli abitanti del centro storico spesso si lasciano andare ad azioni poco lodevoli e poco virtuose, quindi siamo qui oggi per iniziare, per accendere la partecipazione dei cittadini che sono dediti, diciamo, degli abitanti di questo luogo, che sono dediti ad azioni di sorveglianza, di manutenzione e di cura di questi luoghi e quindi cerchiamo insieme di instaurare una sinergia che possa consentirci di ottenere dei risultati concreti. Se lo scorso anno abbiamo realizzato un laboratorio al Teatro Mercadante occupandoci di metodologie e format partecipativi, quest'anno passiamo all'azione realizzando oggetti concreti e nella seconda tappa, insieme ai docenti Marco Lampugnani e Domenico Di Siena, ci occuperemo di strategie su come mettere in rete questi spazi e probabilmente appunto di procedere all'apertura di questi locali che sono sia pubblici che privati, quindi in sinergia con il comune o con i proprietari, cercheremo di realizzare allestimenti temporanei per mettere alla prova le nostre riflessioni. Adesso vogliamo partire.
passerei la palla a qualcuno dei partecipanti per spiegarci, insomma, cosa stiamo facendo in questo momento. Marco, cosa stiamo procedendo a realizzare adesso? Allora, il laboratorio è partito ieri abbiamo fatto prima dei ragionamenti generali sul tema della progettazione sostenibile e sul tema della riattivazione. Qui ci concentriamo sulla componente materiale della riattivazione, cioè quello di realizzare degli strumenti molto semplici, che abbiamo chiamato dispositivi o supporti, che aiutino le funzioni a supportare le funzioni che si vuole svolgere appunto all'interno di questi spazi, che possono essere o spazi aperti come questi claustri oppure gli spazi chiusi, i sottani. Siccome abbiamo fatto per scelta, anche se il tempo era molto limitato, abbiamo voluto che i partecipanti decidessero, portassero il loro contributo a come procedere sulla riattivazione. Quindi invece di arrivare con un ready made, diciamo, cioè con dei moduli, con dei sistemi già pronti, abbiamo preferito fare una piccola esperienza di progettazione partecipata, molto intensa, perché abbiamo avuto un'ora e mezza, due. Tre gruppi, alla fine sono venuti fuori due progetti che siamo anche riusciti a integrare. Uno è quello che vedete, questo su cui stiamo lavorando, che è una parete tavolo, cioè un elemento che funziona sia in orizzontale con due piedi e un piano di lavoro, che poi ribaltato di 90 gradi diventa una parete attrezzabile e attrezzata. In questa giornata la utilizzeremo in tutte le sue configurazioni, quindi sia oggi la stiamo già usando come tavolo da lavoro, anche se in questo momento abbiamo attrezzata con dei cavalletti, ma in realtà ha le sue gambe, diciamo, i suoi cavalletti in legno che stiamo completando. Questo modulino verrà poi durante la giornata portato all'interno di un sottano e poi a fine, per il momento conclusivo, conviviale anche di socializzazione, verrà invece utilizzato come parete. Insieme a questo c'è questa scatola che vedete qui, che è una scatola che contiene scatole, quello che poi alla fine abbiamo chiamato scatola magica, nel senso che è una specie di marsupio di contenitore che viene agganciato a questo modulo su ruote, quindi trasportabile. All'interno di questa scatola di volta in volta ci sarà il kit, quegli strumenti, quegli elementi piccoli che si utilizzeranno per supportare l'evento specifico, che può essere una cena, può essere una chiacchierata, può essere una riunione, può essere una mostra. Questa sera conterrà al suo interno un'altra scatola e alcune sedute, per cui ci aiuterà a rendere abitabile e vivibile questo claustro che appunto stasera ci ospiterà, in cui avremo un piccolo momento conviviale, mangeremo, berremo e faremo le chiacchiere tutti insieme. Adesso i ragazzi sono concentrati nel completare la pedana tetto di questo tavolo. Dovremo avvitare queste tavolette e poi a realizzare questi elementi, piccoli elementi a L che utilizzeremo per poterci sedere sopra i gradini. Io procedo. Allora, voi dovete preforare questi due.